Beh, l'audio originale era troppo disturbato dal vento, quindi vi racconto la storia da casa. Abbiamo parcheggiato sulle colline sopra Starabasca, a sud dell'isola di Kirk, e andiamo a incamminarci lungo questa strada asfaltata per visitare le varie spiagge lungo la costa. Dopo circa 500 metri, ecco qui come si presenta, ci sono altri parcheggi ovviamente, ma anche più avanti, e ci sono un sacco di piante di fichi, quindi lungo questa strada abbiamo mangiato parecchi fichi. Il vento era molto forte. Dopo circa 1 chilometro dal parcheggio vediamo questa spiaggia che visiteremo al ritorno, si chiama Zala Beach, quindi non ci fermiamo in questo momento, ma continuiamo lungo il percorso. La strada procede più avanti, senza asfalto, quindi continuiamo dritto nella direzione di fronte a noi. Quindi macchine ce n'è e quindi si può venire a parcheggiare qui se non volete fermarvi a Starabasca. Il vento sempre molto forte, il mare è sempre bello. Ecco qui abbiamo proseguito ancora un po' e la strada ovviamente non più asfaltata, non ci sono più piante di fichi in questa zona e cominciamo a vedere che tra un po' c'è un'altra baia che ci sta aspettando. Anche qua qualcuno è arrivato con l'auto, anche se la strada è facile, quindi volendo si può fare, eh? Anche se io consiglio di farsi una bella camminata che comunque fa sempre bene. Parcheggio ce n'è, qui c'è un'altra bella spiaggia grande che vedremo più in dettaglio. Non c'è tantissima gente, come vedete molto ventoso, la temperatura non era neanche delle più alte, direi che c'era un poco più di 20 gradi, la notte prima aveva piovuto parecchio. Comunque una bella spiaggia anche questa con poche persone. Camminiamo comunque lungo il sentiero, vedete Elena che davanti a me sta camminando, adesso vado a seguire mia moglie lungo il sentiero. Ecco qui la spiaggia come si presenta. Bella acqua, bella limpida, spiagge di sassi abbastanza grossi, un po' tipico della costa croata, direi. Sentiero facile per tutti, nessun problema. L'acqua è sempre molto limpida, come vedete, increspata dal vento. La costa continua verso sud, anzi più verso est, sud-est di Starabasca. Adesso continuiamo, sempre una visione sulla stessa spiaggia e sulle colline retrostanti dell'isola di Kirk. Questa è una spiaggetta successiva. Anche qui bella tranquilla, è un po' più riparata dal vento rispetto alla precedente, che si trova lì dietro. Questa è una zona molto bella, devo dire, dell'isola, forse la più bella. Continuiamo comunque in quella direzione e vediamo quelle persone. Adesso qui un'altra spiaggia, c'è un'altra spiaggetta, quindi ce n'è una dietro l'altra, con poche persone. Come vedete, registrare 4K con in mano la fotocamera non è facile star fermi. Qui un'altra spiaggetta. E comunque andremo a proseguire fino dove sarà utile per vedere un po' com'è questa costa. Abbiamo proseguito lungo la costa, come vedete tutta sassosa, con tutti questi sassi. Noi siamo venuti, lì c'è un'isoletta di fronte, siamo venuti da quella direzione che stiamo guardando adesso, quindi da là siamo venuti, e qui tutta una zona di sassi, pietre,
tutto bello secco, visto che siamo a fine dell'estate, una delle estate più calde degli ultimi anni. Qui siamo quasi arrivati in fondo alla zona che andiamo a visitare, anche qui sempre molti sassi, miliardi di sassi, vento sempre molto forte e lì più avanti, avanti pochi metri da me, c'è un'insenatura che adesso andrò a filmare. Inutile andare più giù, eccolo qua. C'è in fondo a questo percorso, c'è questa piccola spiaggetta dove eventualmente uno può scendere e prendere il sole in tutta tranquillità. Oggi magari è una giornata un po' col mare mosso, visto il vento che c'è, non è magari il posto migliore dove fermarsi, però se uno volesse, questo è veramente un posto tranquillissimo. E più o meno da Starbasca qui avremmo camminato, non so, una mezz'oretta, adesso non mi ricordo, sono passati un po' di mesi. Quindi un piccolo rifugio per chi vuole stare solo c'è, basta scarpinare e c'è posto per tutti su quest'isola di Kirk. Ecco, l'ultima vista su questa spiaggetta e vi saluto.